Oggi abbiamo 53.461 operatori delle forze di polizia impegnati su tutto il territorio nazionale al lavoro, ci sono 1.407 unità di polizia ferroviaria a presidio dei treni e stazioni, 1.300 le pattuglie della polizia stradale che controllano le autostrade e le principali arterie del Paese. Le capitanerie di porto saranno impegnate con 2.000 operatori con l'ausilio di mezzi aerei e navali. Io cito solo alcune, ma questi numeri credo possono essere estesi a tutte le altre componenti e forze di polizia, quelle che sono più specifiche del periodo ferragostano, cioè quelle che incrociano i movimenti sul territorio nazionale tipicamente caratterizzati insomma, dal periodo ferragostano. E questo è anche un momento per tracciare poi un bilancio di metà anno sulle attività che sono svolte dal Viminale, che in qualche modo si alimentano della vostra attività, ecco, insomma, a cui tutti i componenti del tavolo che sono rappresentati dai loro vertici hanno dato un contributo determinante. E noi come governo fin dall'insediamento abbiamo investito molto sulla sicurezza delle nostre città, credo che l'abbiamo che si possa dire legittimamente che l'abbiamo fatto agendo su più fronti, abbiamo rafforzato la presenza delle forze di polizia nei luoghi più frequentati e nei luoghi più esposti a fenomeni di criminalità, e questo anche per accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini. Dal 16 gennaio dello scorso anno, del 2023, abbiamo avviato le operazioni interforze che abbiamo denominato ad alto impatto, questo per caratterizzarlo un po' dalla metodologia precedente di intervento nelle aree più critiche, e lo abbiamo fatto soprattutto partendo da Roma, Milano e Napoli, poi le abbiamo progressivamente estese a tutte le altre aree metropolitane del Paese, ma un po' in tutte le città che ne avevano bisogno, e quindi insomma tutte le città che in qualche modo ne erano interessate per la presenza di stazione ferroviaria, le zone limitrofe, i quartieri della Movida, le piazze dello spaccio. Da allora abbiamo effettuato circa 1.800 operazioni ad oggi, e che hanno visto queste 1.800 operazioni impegnati più di 86.000 operatori delle forze di polizia, e hanno permesso di controllare 715.000 persone, 1.400 arresti, 8.800 persone denunziate. Sono numeri che hanno declinati così una loro freddezza, ma vanno calati insomma nella considerazione generale del vostro impegno, e quindi danno il senso dell'importanza del lavoro e della dedizione che è stata messa in queste particolari attività. Sono significativi anche i risultati raggiunti nei principali scali delle tre maggiori città metropolitane, dove grazie proprio all'impegno costante delle forze di polizia e dei militari dell'esercito, che pure voglio ringraziare, dove dicevo abbiamo registrato rispetto al 2023 una diminuzione dei reati, in particolare di quelli predatori, quindi noi abbiamo anche un monitoraggio degli effetti di quelli che sono i servizi che stiamo facendo, quindi sono dati che ci incoraggiano a fare ancora di più per garantire maggiore sicurezza, maggiore legalità, per contrastare crimini odiosi che spesso vedono come vittime soprattutto persone fragili e indifese.